Un accordo ritenuto pericoloso che rischierebbe di rappresentare un precedente anche a livello nazionale in vista del rinnovo contrattuale di settore. Presidio nei pressi del Campolongo Hospital di Eboli da parte della CGL Funzione Pubblica, che non ha sottoscritto la preintesa sull'una tantum contrattuale dello scorso 9 aprile tra AIOP Campania, FP CISL e UIL Funzione Pubblica. Per la CGL le somme non sono adeguate al risarcimento del danno subito dai lavoratori dopo 12 anni di mancata corresponsione, rappresentando soltanto il 35% di quanto incassato dai lavoratori della sanità privata accreditata nelle altre regioni italiane. Accordo pericoloso, perché la Campania può diventare il laboratorio per un rinnovo contrattuale che vedrebbe penalizzati soltanto i lavoratori. Questo accordo prevede ad esempio per un livello di 4.800 euro e questa quota è praticamente il 35% delle quote in media che hanno avuto gli altri lavoratori della sanità privata su tutto il territorio nazionale. Noi oggi siamo qui per manifestare contro questo accordo, anche perché oggi abbiamo chiesto regolarmente, come da normativa contrattuale, un'assemblea, ma l'azienda ci ha negato l'assemblea perché oggi devono firmare le conciliazioni. Noi invitiamo ovviamente i lavoratori a non firmare, abbiamo fatto più di 30 assemblee su tutto il territorio provinciale, abbiamo avuto grandi adesioni rispetto alla posizione della CGL, che è quella che i lavoratori non si svendano per delle quote così basse dopo 12 anni di rinnovo contrattuale mancato. Questo accordo, che praticamente è il 35% di quelle che le autorità dovrebbero prendere, il rischio è che sul tavolo nazionale, dopo 12 anni che si aspetta il rinnovo del contratto, loro ci propongono esattamente le stesse cifre, cosa che sarebbe disastrosa naturalmente. Ecco perché la lotta che stanno facendo, quella della Campania, è una lotta nazionale. Su loro grava questa responsabilità, diciamo in questo modo. Continuare questa lotta, loro, vale anche per la Val d'Aosta, per la Lombardia, per il Piemonte, proprio per gli effetti che questo potrebbe avere sul tavolo nazionale.